Le famiglie sfollate assegnatarie delle case ATER dovranno pagare una cauzione di 500 euro. Lo ha stabilito la protezione civile. C'è malcontento tra gli interessati. Sì, anche se la cifra può sembrare apparentemente risoria, però rivolgendosi a, um, diciamo, a ceti popolari che, hanno, che pagano in genere d'affitto eh, 15-20 euro al mese, chiaro può essere una cifra eh, eccessiva. Eh, non si sa nemmeno la legittimità perché trattandosi pure di comodato d'uso gratuito mh, non si comprende bene nemmeno il a che titolo la richiesta di questi soldi. però al di là della legittimità o meno, eh, ma se una famiglia ha difficoltà a pagarle eh, gli cade, cade un diritto della casa, penso di no. Quindi, praticamente, immagino. Poi che intenzione avete? Beh, onestamente, diciamo che sembra un problema di lana caprina, nel senso che mh, non può essere un problema, questo qua, nel senso se un. Eh, chiaro che non è che si possono fare poi discriminazioni fra chi ha e chi non ha quindi eh, secondo me su questa questione bisognerebbe ritornarci pure perché uno sulla legittimità mh, verificarla, è una volta che eh, se, se per caso poi è legittima eh, non, non ho capito perché a, a questo punto se una famiglia non, appunto, no, non ha, ha difficoltà eh, finanziarie, magari ci paga due anni d'affitto con eh, 500 euro eh, diciamo che titolo eh, insomma, non è, la casa non, era, non, non se la non, non la prende più, la dovrà prendere lo stesso. Lei ha già ascoltato le 53 famiglie perché per il momento sono 53 gli alloggi che verranno consegnati? Allora, non abbiamo ascoltato tutte le 53 le famiglie, pure perché magari per qualcuno può essere un problema eh, secondario, per qualcuno un problema più grande, eh, però diciamo in linea di principio è una cosa che devono in qualche modo risolvere. Ovviamente i problemi è chiaro che sono poi altri, che questo credo che sia un problema che in ogni caso risolve, perché io se non ho i soldi ho un diritto di avere quella casa e quindi non credo che mi possano, eh, mi possano bloccare un diritto e quindi, su questo poi ovviamente seguiremo pure noi insieme a questi sfollati praticamente come si evolve eh, su questo punto. Invece sono i problemi molto, sono pure eh, diciamo altri, tra cui abbiamo verificato che dopo tre anni e mezzo dalla, dalla mancata inizio della ricostruzione stiamo ancora al punto di partenza riguardo al personale personale tecnico relativo alla ricostruzione pubblica, cioè ATER e questo è onestamente scandaloso oh, abbiamo visto passerelle dove in pratica si, si promettono interventi in que, su, questo, su questo settore, di nuove assunzioni nuovi tecnici, Fira, saranno, arriveranno nuovi tecnici uh, ovviamente le elezioni ci sono, passano e, e il problema del, del personale tecnico rimane e questo poi giustamente lo chiamano locandina, corte dei conti che ovviamente fa notare gli sperperi di denaro pubblico e eh, sì, onestamente, dopo tre anni e mezzo ancora siamo al punto di partenza, è veramente triste.